Buonasera a tutti. Come potevo la domenica lasciarvi ai vostri divertimenti quando c'è da aggiornare, quando c'è da conoscere che cosa accadrà? E lo so, state già guardando la cartina dietro di me, io copro con precisione chirurgica l'Italia, ma guardate qui, eh sì, neve forte in pianura. Adesso vi spiego quello che molti attendono, molti vogliono sapere anche per il dopo. Il dopo già ne ho parlato nell'editoriale di ieri, nel video della sera. Il dopo è difficile, ma ci sono dei segnali positivi. Il breve ci dice che farà piuttosto freddo questa settimana, soprattutto al nord, e scusate, stante, diciamo, l'alternarsi delle fasi più fredde e più calde, con la sincronia delle perturbazioni atlantiche, vi piace così, detto così, c'è, permane ed è confermata la possibilità di nevicate in pianura al nord, già domani mattina. Quindi attenzione a una previsione del brevissimo termine. C'è una perturbazione che si sta avvicinando nelle nostre regioni a seguito di una discesa di aria fredda che altro non è che una tracimazione, cioè tracimazione dà proprio l'idea che scavalca le Alpi come in una diga l'acqua, e di una piccola parte del lago gelido che staziona in Europa, diciamo a est del meridiano di Parigi. Tutto quello che c'è a est è praticamente sotto zero, anche notevolmente sotto zero. Diciamo in Scandinavia si arriva a 30 gradi sotto zero, ma nel più vicino a Germania, anche la Francia orientale, diciamo, e tutto quello che concerne i paesi che una volta chiamavamo paesi dell'est, si va a 7-8 gradi sotto zero, qualcosa, insomma, questa è ancora deriva dalla discesa di quel lobo gelido che ha portato una breve eruzione di aria fredda anche nelle nostre regioni e che poi ha sedimentato e ha creato questo lago gelido che assume una notevole importanza per le nostre regioni, perché ogni volta che una perturbazione atlantica si avvicina da nord-ovest ed entra nel Mediterraneo, e lo sta anche grazie allo sbarramento creato da questo lago freddo, cattura un po' di quest'aria gelida che quindi nel nord, soprattutto nel nord, riesce a interagire con l'aria umida atlantica e a creare le condizioni per neve a bassa quota o in pianura. Ok. Non sarà il nuovo 1985 e va bene. Comunque c'è questa possibilità. Ora mi sposto e la guardiamo insieme. Questa addirittura è riferita all'Immacolata. Attenzione, domani pure c'è la possibilità. Mi piaceva però anche coreograficamente quello che il modello europeo prevede per l'Immacolata. Guardate che peggioramento. Gran parte dell'Italia sotto precipitazioni e tutto ciò che è a nord di Genova e a ovest, diciamo, di Brescia, per dire, per dare un'idea, dovrebbe essere neve. E anche forte sull'Appennino Ligure e il Basso Piemonte, secondo questa previsione. Per quanto riguarda domani, ora vi mostrerò anche le carte, sono previsti quantitativi minori, e anche per gli appassionati e gli abbonati che ne ho del Trentino che seguono, e saluto il nuovo abbonato Simone che è intervenuto su Instagram, ha chiesto di salutarlo. Io lo faccio volentieri perché siamo una bella piccola community, ma piccola deve essere perché così possiamo seguirci molto meglio. Parlo di abbonati YouTube e Instagram, sono unificati al momento, stessa tariffa, stessa base, tutti insieme appassionatamente a discutere di tutti gli argomenti, quindi foto, video, analisi grafica, l'ho detto ieri, libri, anche consigli sui libri di lettura per imparare la materia, queste e altre materie scientifiche, insomma, molto interessante, lo saluto molto volentieri. Però quello che volevo dire, partendo dal fatto di rispondere, domani potrebbe non arrivare nei settori settentrionali delle Alpi, che sento che molti si lamentano, ma qui non arriva la neve. Oggi, per esempio, Fabio, l'altro abbonato, mi diceva che ci sono 10 gradi sotto zero a Dobbiaco, molto a nord ovviamente, 1200 metri di quota, quando il giorno prima pioveva,
e la temperatura non ha mai superato lo zero, rimanendo a meno 3 anche in pieno giorno alle 2 di pomeriggio. Questo perché, appunto, per darvi un'idea dell'aria fredda che è venuta giù, questa aria fredda domani mattina, ma anche pomeriggio e sera, fino a tarda serata, probabilmente nottata, darà la possibilità di nevicate tra Piemonte e Lombardia, Appennino Ligure, anche in pianura. Non saranno quantitative abbondanti, potrebbe essere a macchia di leopardo, dipenderà dalle condizioni locali, dall'omotermia, cioè dove ha sedimentato meglio l'aria fredda e dove si è formato un cuscino freddo più abbondante, perché potremmo essere al limite in alcune zone. Quindi immagino già domani si lamenteranno, ma qui non ha fatto niente. Diciamo che dal punto di vista termodinamico, tecnico, ci sono le condizioni per cui possono avvenire delle nevicate in pianura al nord. Questo è certo, diciamo, nel senso, dal punto di vista dell'analisi. Poi qualcuno può andare meglio, qualcuno può andare peggio, ma fino, ripeto, al meridiano che passa, grosso modo, facciamo da Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, diciamo, tutta a ovest di questa linea, la pianura potrebbe essere interessata da nevicate. Addirittura il modello europeo, vi farò vedere, porta qualche spolverata anche più a est. Sono varie missioni, il modello americano un po' meno, perché siamo un po' al limite, non è una di quelle grandi nevicate che speriamo vengano dopo, ma che comunque interessa nella sua completezza la pianura padana, soprattutto, diciamo, i settori più centro-occidentali. Sarà qualcosa di più passeggero, ma si ripeterà il giorno dell'Immacolata. Sembra anche questo ormai molto probabile. Quindi, ora passiamo all'analisi, e che altro aspetto che voglio farvi, che mi preme farvi vedere, ecco il modello europeo per l'Immacolata, e questo è importante per chi si mette in viaggio. Però prevede anche maltempo su gran parte dell'Italia. Qui viene le regioni tirreniche, Sardegna, con piogge temporali e venti forti. Ma tutto questo poi si trasferisce verso est. Quindi tra l'8 e il 9, insomma, c'è un bel peggioramento che sembra possa arrivare in Italia. Qui il modello europeo vede l'isolarsi di una bassa pressione. Quindi occhio, almeno due perturbazioni da qui a venerdì, il giorno dell'Immacolata, una lunedì, un'altra tra giovedì, venerdì, sabato, ma altri passaggi minori ci possono essere, nel senso che rimane aperta la porta atlantica. E andiamo subito a vedere quello che sta succedendo, perché è molto interessante. Allora, ecco qui, guardate, ecco che succede, che adesso c'è, tra l'altro, cielo sereno, e questo consentirà nelle prossime ore un raffreddamento notturno. Questo è molto importante per, appunto, la sincronia all'arrivo delle precipitazioni nevose, stante la dinamica con cui avvengono al nord. Cercate di seguire questo discorso, cioè al nord deve esserci il cuscino freddo, non è un'irruzione fredda che, come il Buran, che notte o giorno non fa differenza, perché tanto arriva un'aria così gelida. Qui devono anche combaciare alcuni fattori, e siccome poiché domani mattina il peggioramento sembra arrivare nelle prime ore del mattino o tarda mattinata, ci sarà ancora molta aria fredda sedimentata nei settori più chiusi della pianura padana, quindi centro-occidentale, e potrebbe quindi nevicare. E questa è la perturbazione che dovrebbe generare tali precipitazioni. Come vedete, ecco, adesso c'è qualche precipitazione nel Medio Adriatico, ma niente di che. Andiamo a vedere che succede. Modello europeo. Questo è lo stato di ieri sera, questa è stanotte. Eccola qua, vedete? Si avvicina, dopo 20, domani sera ce l'abbiamo già, che entra in pieno la saccatura, scusate. Quindi le precipitazioni dureranno fino a serata, nottata, ma potrebbero iniziare dal mattino. In particolare al mattino, tarda mattinata, potrebbero esserci queste precipitazioni nevose, poi durante il giorno potrebbero cessare, poi riprendere, insomma. Ma soprattutto sul Piemonte, diciamo al confine tra Piemonte e Lombardia, potrebbero esserci le condizioni perché proseguono questo tipo di precipitazioni nevose. Altrove invece peggioreranno con piogge, rovesci sparsi. Non è una perturbazione particolarmente intensa, per intenderci. Andiamo avanti, ecco qua, passa la perturbazione, ma poi si apre subito la strada per un'altra, eccola qua. Questo è mercoledì sera, in pausa interciclonica. Eccola qua che arriva già giovedì sera, la nuova perturbazione molto più intensa, ed eccolo venerdì sera il vortice centrato sull'Italia. Quindi
Le precipitazioni nevose già dovrebbero verificarsi in pianura padana tra giovedì notte e venerdì mattina, quindi attenzione alla notte tra giovedì e venerdì, proprio con la partenza del ponte. Prestare attenzione quindi a chi si sposterà nelle regioni del nord, potrebbe esserci neve, che in alcune zone potrebbe essere anche piuttosto decisa anche in pianura. Poi che succede? Si passa, il tempo migliora, ma poi si propinqua un'altra perturbazione, ma niente di particolare segnalato dal modello europeo. Voglio solo un attimo aggiornare insieme a voi quello americano. Eccola qui. Allora, vediamo un attimo che cosa dice. Vedete, questo è il modello americano. Eccolo qua. Vediamo come si forma. Vedete il nucleo? Eccolo qua. Insieme a voi lo sto vedendo. Non dice niente di particolare, però vedi qui sembra un po' chiudersi il vortice polare. E vediamo poi le precipitazioni previste dal modello europeo nel dettaglio. Guardate, ecco qua la pausa. Qui siamo al domani mattina, inizia, questa è per la notte. Questa è la mattinata di lunedì, le prime precipitazioni. Quindi potrebbe andare bene tra le 6 e le 12 che inizia a nevicare. Eccole qua, le nevicate in pianura padana, come vedete, verso nord sono un po' più blande. Eccole qui, però, queste sono nel pomeriggio sera di domani. Quindi l'arco Ligure con precipitazioni e anche la pianura padana in parte. Poi si spostano e, secondo questa previsione del modello europeo, particolarmente favorevole, potrebbero arrivare fino all'area di Bologna, addirittura brevi nevicate interessare anche il Veneto occidentale. Attenzione, questo lo sapremo all'ultimo momento perché è una previsione veramente delicata questa. Poi passa. Piogge abbastanza diffuse al centro-sud, passa la perturbazione secondo un classico cliché da flusso atlantico, e poi che succede? Che giovedì sera, eccola, inizia con qualche pioggia, ma poi guardate la notte, anzi la mattina, questa è la mattina dell'Immacolata, guardate che succede al nord-ovest, questa, secondo il modello europeo, neve piuttosto intensa sul Piemonte in pianura il giorno dell'Immacolata, quindi occhio, questo è il modello europeo, quindi più affidabile generalmente, è una previsione già questa più nel medio termine, ma è a 132 ore, non è un lungo termine, diciamo. E guardate, questa è la carta che vi ho portato, guardate quanta neve. Poi sembrano cessare a un certo punto le precipitazioni in pianura, cessano, torna la pioggia, come vi dicevo, siamo al limite, quindi non è però un bel peggioramento, e poi diciamo il tempo tende a migliorare. Insomma, avete visto, c'è un bel via vai di perturbazioni e c'è la possibilità di nevicate in pianura al nord. Queste nevicate non saranno, ripeto, durature, saranno soprattutto domani un po' macchie di leopardo. Già l'Immacolata e il nord-ovest può vedere qualcosa di più importante, attenzione, e la neve potrà sciogliersi, ma comunque ci saranno. Farà piuttosto freddo e ci sarà maltempo a intermittenza al centro-sud, quindi con pioggia temporale, venti piuttosto forti, e quindi siamo in una fase che ha perfettamente in linea col periodo, anzi, le temperature saranno un po' sotto media dappertutto in questo periodo, sotto media. Quindi è inutile, sento che chi si lamenta della propria zona, ma qua c'è sole, qua fa caldo. Oh, bisogna vedere le temperature a 850 ectopascal. Poi il termometro locale è inutile che lo citiamo, anzi, mi sposto per farvi rivedere. È inutile citare il termometro locale, dobbiamo vedere le anomalie in aria libera, cioè la temperatura che si ha senza influenze della morfologia del territorio, perché io poi se vado a vedere una centralina al centro di Roma è chiaro che rispetto a 100 anni fa qualcosa cambia, consentitemelo, le misurazioni vanno fatte come si deve, e per i prossimi giorni in questo periodo le temperature saranno sotto media. Per il futuro, non lo accenno in questo video, lo vedremo dopo, c'è un ampio innevamento stante tutto il lago gelido che si vede anche nell'Europa centro-orientale, tutto il settore del comparto russo-siberiano, ma in particolare ce n'è parecchio rispetto alla media, superiore alla media, verso proprio l'Europa, cosa che non succedeva da un po' di tempo. Questo sta favorendo la formazione di un anticiclone russo-siberiano molto forte e soprattutto, attenzione, che si spinge verso occidente. Ieri in Yakutia, Russia, il polo del freddo boreale, cioè il luogo più freddo in inverno dell'emisfero boreale, ovviamente, da noi poi l'Antartide è un'altra storia,
sono stati raggiunti 50, meno 56, meno 55,9 per la precisione, nell'area intorno a Baumiai con degli Anchir, insomma, quelle le città notoriamente più fredde. È che è un valore notevole per il periodo, anche per quelle zone, nel senso che siamo ancora all'inizio dell'inverno meteorologico, quindi insomma, meno 55, meno 60 sono temperature più fredde che si possono raggiungere mediamente. Poi sono stati raggiunti meno 71 a Umiai Col, ma 70 anni fa, quindi insomma, dipende. Quindi non promette bene l'inverno perché questa strutturazione rende molto forte nei prossimi giorni l'anticiclone russo-siberiano proprio verso l'Europa. Tutto questo causa un blocco del flusso atlantico verso a nord è costretto a scendere verso sud e a piombare, come avete visto, dentro il Mediterraneo. Quindi sono aspetti positivi questi. Rientro e vi dico: ci sono delle diciamo buone indicazioni, ma al momento quello che si vede e che si può dire è che ci saranno un paio di occasioni per nevicate in pianura al nord. Ancora, come avete visto anche dalle carte, non c'è nessun Buran al momento nei modelli che si evince. L'hanno fatto vedere alcune missioni, c'è la possibilità che si ripeta perché c'è una predisposizione del vortice polare a che possano innescarsi alcuni fenomeni, ancora non si vede, quindi io vi avvertirò, state tranquilli, intanto c'è parecchia carne al fuoco. Un abbraccio a tutti, iscrivetevi al canale YouTube e non perdete un solo appuntamento. Ciao ciao!